presa stretta, mettiamoci diritti. Diritti come mattonella. Ok, saliamo su. Via. Uno. Giù. Due. Giù. Tre. Giù. Quattro. Giù. Cinque. Giù. Sei. Giù. Sette. Giù. Pancia in su. Mettiamo le mani dietro la testa. Sì, bene. Ginocchio al petto alternato. Mi raccomando, destro, giù. Sinistro, giù. Sì, va bene, va bene. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove. Portiamo le ginocchia al petto, con le mani le manteniamo. Restiamo 20 secondi. Sì. Mani alle spalle. Facile. Su, braccia tese. Uno. Due. Tre. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Okay. Sono contentissima di queste attività. Che qui ci troviamo, specificiamo, no? A Villa Maria, specificamente Pignatelli. Benissimo. Da quanto tempo frequenta il centro? Io da sempre, diciamo. Da sempre, da quando è iniziato? Da quando è nato? Sì, sì, dal 2005, poi è stato fermo, insomma, e poi ho ripreso, perché io qui mi trovo benissimo, anche di salute psicologicamente, in tutto. Proprio sono felicissima. Gli insegnanti come sono? Di salute bene. Gli insegnanti, oltre che essere alti, come anche sono? Anche l'insegnante, io lo ammiro, di fatti, ho dato il consiglio a mio nipote, se voleva fare questo mestiere, perché mi piace. A parte, vabbè. Sì, ne sono quindi felice. Ha avuto benefici psicologici, le colleghe, grazie. Come sono? Sono brave? Le colleghe siamo tutte affiatate? Sì, sì. No, sì, ci troviamo fin troppo affiatate, aggiungo io, fin troppo. Qui. Sì, sì, no. Va bene, c'è qualche altra che vuole raccontare la sua esperienza? Sì, chi ci sta? C'era la signora il primo giorno, sì, dove sta? Non c'era dal primo giorno. Vabbè, che 5-6 sono andati via, sì, però ci sono anche l'orario di vicino. L'orario è ottimo. L'orario è flessibile, è ottimissimo. Il professore non ne parliamo. Sì, sì. Ci sta facendo diventare giovinetti. Qualcuno è dimagrito di qualche grammo? No, da quando ma si mangiano di più. È questione che si mangia troppo. Sempre un'occasione per l'altra, quindi si mangia sempre. C'è la signora qui. Vabbè, la signora? Sì. Io volevo... Mi dica solo il nome. Non io il cognome. Benissimo. Okay. Io, quando si aprì questo centro... Sì. Fui contentissima, perché veramente stanno facendo qualcosa per chi ha bisogno veramente nel sociale. Per me questa spesa che fa, non so, la società o quello che esso sia, non sono solo ben spesi, bensì ne guadagna la sanità. Perché? Perché per me ho potuto capire che sono da parecchi anni negli anziani, per un'associazione, e ho capito che vale il 90% di salute. Nel sociale e bensì nella, psicologicamente, no, sia nella sanità, ci guadagna l'anziano e ne risparmia la sanità, perché non andiamo all'ospedale e non andiamo a comprare altre medicine, perché per me è una medicina stare insieme, il sociale e bensì maggiormente questa attività. Sono tutte utili, sono tutte utili, ma in particolare questa.
volevo dire sugli insegnanti, i professori sono molto pazienti e molto accoglienti, che non ci fanno sentire a disagio. Anche tra di noi. Io per peccato non posso seguire molto perché sono ancora impegnata, non sono in pieno pensionato, piango quello che perdo, però consiglio di non lasciare mai e più fare queste cose per noi che ne abbiamo tanto bisogno. Va bene, merita un applauso, bravissima, ha interpretato perfettamente lo spirito della frequentazione. Questo centro è importante per noi che siamo da soli, per quelle da soli, almeno 2-3 volte alla settimana ci riuniamo, siamo in compagnia, essendo settimane intere sempre da soli, giornate intere, almeno certo, passiamo un paio d'ore in compagnia, socializzare e ci siamo sempre tanto. Meglio. Se una volta che non c'è più una persona sola, dove va? Sta sempre chiusi in casa, almeno qui hai il modo di conoscere, di divertirsi un po'. Sempre. Almeno quando sono le feste, ci sono riunioni, c'è tutto e allora siamo bene insieme. Va bene, ok. Qualcun'altra vuole aggiungere qualche altra cosa? Io sono molto contenta come professore, come mi ha insegnato. La prima volta che sono venuto ho detto a mia figlia, devo andare di nuovo perché mi è molto, perché se sbagli qualsiasi cosa lui ti corregge, se una volta fa una cosa che non la deve fare lui ti corregge e dirige, perché dice che se uno non ascolta più ti fa male che bene, noi ascoltiamo. Sono molto contenta e più di un anno che vengo sono contentissima. Quindi non è solo attività fisica, ma anche... Io vengo qua, ecco, tutti i cuori, perché lui mi dà forza di... E lui mi mantiene, dice fare, fare, e io faccio del tutto, però non ci riesco a fare. Cioè, ma il minimo è indispensabile? Perché io non sento pure. Insomma, sono tante cose, che mi aiuta di tutto. Ah, e quindi lo stimolo ci sta sempre. Quindi lo stimolo c'è, visto che lei frequenta, significa che comunque i benefici ci sono. Sei sempre stimolata. Anche se... Però soltanto che tengo 80 anni. Vabbè, fino a 100 ce ne sono le donne, giovani, a media si sta allungando. Sono felice per altri 20 anni qua. Lo voglio bene, come Gerici che ci aiuta di tutto. Cioè di questo non posso fare. Il suo nome qual è? Solo il nome. Benissimo. Lei da quando deve frequenta questa? 3 anni. Insomma, un anziano della scuola. Però un giorno è il migliore. È un giorno, così. Volevo dire che da che noi veniamo in questa sezione ci sentiamo molto bene, cioè tutti gli acciacchi sembra che mangiano. Il sottoscritto che ha 81 anni mi sente veramente bene. È la compagnia o il ballo in sé per sé? Perché vedo che la compagnia è abbastanza allegra. Tutte e due le cose. Ne facciamo quelle di gruppo che abbiamo un'insegnata stupenda. Chi sarebbe? Bravissima. Patrizia. Ah, lei. Come si chiama? Come si chiama Patrizia? Patrizia. Non mi fate tossire, Ci trascina dietro. Noi abbiamo partito da zero. Grazie alla nostra maestra che ci ha portato fino a questo... Ha fatto sognare le gambe. Ma uscite pure poi qualche volta, andate pure all'esterno o fate tutto qua? Quindi organizzate anche all'esterno, quindi vi... Allora diciamo che ora... Vi esibite ogni ora tanto. Ora siamo diventati una grande famiglia. Sì. Veramente siamo diventati una grande Quanta famiglia. Quanta ne siete come gruppo più o meno? Un bel po', voglio dire. Una cinquantina. Sì. Quindi oggi perché fa freddo probabilmente. Avete proprio fatto apposta, sì. Oggi che non ci sta No, però voglio dire, veramente siamo una grande famiglia. Cioè, noi riusciamo ad essere Non c'è invidia chi è uniti. Più bravo che No, cioè, riusciamo ad essere uniti dentro qui, ma anche fuori, perché tra di noi proprio si è creata una bella amicizia, per cui io sono legata a loro sono legati a me. Comunque lei ci trascina, Non è il momento. Sulla bocca.
marito, non so può più sopportare la giacosa rostita, ma ci metterà a cantare. Tutti e pronti sto aspettando una scrittura per firmare. Non appena che madonna vado fuori a debuttare. Ho scelto un nome eccentrico di dirti la bugia. Ma non so più meglio me, e che linea che brillante, sono tornata nel tournée. Ma non si è capita, come tavola si fa, cava tu che è da Cina, che risorsa può sperare. E Isabella è muovere dall'epoca che fa. A scuola e se imparata a leggere e se imparata a scrivere soltanto una parola amore e viene giù. Piano Giordano, la voce. Ti ho sentito e mi sono innamorata di te, della tua voce. Non ti conoscevo e ho voluto vederti. Volevo entrare nel tuo cuore, nella tua anima. Non hai voluto. Eri solo una voce e niente più. E la luna sta a guardare. Scende la notte, tutto è silenzio intorno a me. Non dormo, ma parlo nella mente. Si affollano i pensieri. Metido. E intanto il tempo non si ferma mai. Nel cielo la luna che mi sta a guardare ed io ripeto che la vita continuerà. Sentieri oscuri hanno segnato il tuo volto. Traspare una donna alla ricerca dell'amore perduto. Serbato nel profondo del tuo animo sincero.
ora lasciati cullare dalle dolci note di un destino mite e sereno che potrà donarti quel che hai smarrito. I signori qua presenti che cosa fanno? Ci recitano poesie, brevi racconti oppure cantiamo, recitando, giusto? Allora, qualcuno, se brevemente recitiamo una poesia, quello che abbiamo fatto già in passato, quello che abbiamo fatto, qualche cosa di inedito che avete scritto voi. La probabilità di grande recitazione permette anche di imparare a scrivere i propri pensieri, i propri stati d'animo. Sento il profumo, la brezza marina, dietro le spalle l'aria pura delle montagne che mi circonda. Come sarebbe bello poter apprezzare questa, il dono che ci ha dato la natura in mezzo con un'altra persona. In italiano, lo specchio di Elisa Longhi, intorno è bianco, il viso è riflesso, nell'occhio la luce riempie la stanza. Around is white, the face is reflected in the eyed light, in the room. Basta, sono facendo. They are remembering, always in my heart. I'll tuck in until I love. Yeah, silence were easy to understand tender words. I was for you. The car Victor ran ever calling. Va bene. Che mi piace la poesia di Licenia che ha fatto sul papà, una poesia. E allora la facciamo, vediamo di farla in inglese. È possibile tradurla in inglese. E Licenia me l'ha detta piano piano. Devo dire adesso. Com'è il titolo? Al mio papà. Dico prima in italiano, poi la scriviamo in inglese. Voi la dite in italiano e voi copiate. No, poi la copio pure io. Caro il tuo ricordo. Poi? Che sempre nel mio cuore porterò finché vivrò. I tuoi silenzi. Erano più eloquenti. Di frasi affettuose allora, il suo nome qual è? Solo il nome. Adriana, benissimo. Sta seguendo questo corso da quanto tempo? Certo, al momento è un anno. È un anno. Qui siamo a Villa Maria. Villa Maria, Villa Pignatelli. Ah, Pignatelli, va bene. E come mai si è dedicato a questo tipo di arte? Perché è un modo per sfogare, per avere gli istinti e metterli in pratica quelle che uno c'ha dentro. Io non mi ero mai cementata a prendere un pennello in mano a fare niente, non ho mai disegnato. Da quando ho conosciuto la professoressa nostra, Maria, mi è nata di più la voglia di poter fare, di poter dipingere. E come infatti sono riuscita a fare parecchi quadri, ne ho fatto una decina con questo. E questi quadri poi che fine fanno? Li hanno
abbiamo fatto una mostra al comune di Battipaglia, i quadri comunque non sono in vendita perché sono roba nostra, poi non è una cosa che si può vendere, ce le portiamo a casa. Vabbè. Quando ci sono altre mostre le mettiamo. Vabbè. Okay, il marrone grazie. Con l'arancio. Dritto sulla lingua. Mescolate un pizzico di marrone con l'arancio. La bocca. Cioè il rossetto rosso, vedi, ma chi ha cercato qua la fotografia? E mio Adriano! Chi andrà a dire? Quante ne hai messo? Penso che volevo la... Poco di marrone! Immagina! No, ma usa l'azzurro? Ma che è? Dopo, e poi te la pinta. Poi mi dica, con l'azzurro, Maria? Poi, sempre più largo, sempre più largo. All'azzurro dove cominciamo? E qua l'hai fatto di nuovo largo, qua sopra. Qua no, deve essere largo, deve essere tipo una piramide. Ho capito, non ti preoccupare, ho capito. Dopo tipo, lo stringiamo con l'azzurro. Tipo una piramide. Lo chiudiamo, lo facciamo, tiriamo con l'azzurro. Ma non vedo dove sta il coso, ma è poco. E fai un altro poco. Non ce l'hai il... Viene cioccolato. Maria, dove sta il foglietto? Il foglietto? Non ci metto per nello scopo perché no, se no, muove. Allora, qui c'è ancora così? Avevo due. Poi dovuto morire. Poi non fa molto. Avete fatto questo? E noi prima è diversa. Non è per il mare. Il blu assoluto, bianco. Chiudete, per favore. Questo perché riflette, il sole riflette sull'acqua. Allora parte proprio dal centro? Sì, dal centro. Da dove avete la luce? Dov'è la vostra luce? Bravo. Tu? Tu qua dovevi farne di meno. Qua. Allora. Dopo lo allargo con l'azzurro. Qua così. E poi ti devi allargare. Ti allarghi in questo modo. L'arancio è rosso, perché mi viene più chiaro. Tu sì, sei soltanto l'arancio hai fatto. Io ho mischiato arancio e rosso. Ah, ecco. Ma non fa niente. Non è. Maria. Poco. E adesso ti allarghi sotto. Qua doveva essere proprio poco. Vabbè, adesso allargati sotto. Maria, io ci allargavo un po' di più, mi fa niente. Si è allargato un po' di più, va bene, adesso allarga sotto. Deve essere anche poco, tu, Anna. Sì, poco qua, non fa niente, va bene qua, devi allargare sotto. Vabbè. Allargare un altro poco sotto. No, sopra. Sotto. Qua. Ma perché è giallo? Eh sì, perché lei ha fatto la luce gialla, va bene. Ho fatto la luce gialla. E c'è il pennello. Come si fa? Un po' a occhio le quantità? Le quantità di colore. Alla fine! Non si sa che esce, o si sa che esce. Sei riuscita a farlo? No, ci sto provando. E tanto ci provo che ci devo riuscire. Secondo me hai messo troppo rosso. No, l'ho messo perché prima non era rosso, era venuto rosa. E ci ho dovuto mettere un poco di perché rosso. Perché hai messo il bianco? Un poco. È per questo. Allora devi mettere giallo e rosso assoluto. Allora, un poco soltanto di rosso. Altrimenti diventa troppo scuro. E mo che devo fare? E mo metti altro giallo. Altro giallo. Da questo lato, ma che tutto dovevo prendere il lato questo, sì, questo lato. Ma sempre tutto quanto, infatti, c'è cioè, un pranzo là. Ah, sì. E perché non lo sai? Perché non ci sta come andate. Che faccio adesso? Mi piace cercare.
Siete pronte per fare per iniziare il mare? Aia. È la cosa. Maria, l'arancio, perché Maria? Maria? Perché c'è bisogno, solo che ne avete fatto molto. Ah, adesso non devo fare il pane. Qua non ce ne come più, fate. Fate un po' più arancio. Perché vedete? È qua. Va bene, super bello, meglio. Un po' più, più arancio. Quello va bene. E poi come fa il colore? Sì, con l'arancio dobbiamo iniziare. Il mare. Il mare, sì. Il mare è comunque arancio. È un tramonto. Le signore sono velocissime, stanno recuperando come se fosse una gara. Prima di andare avanti, perché non c'erai una guardatina tutti quanti? No, il cielo lo guardiamo dopo, le rifiniture. Iniziamo a fare prima la base, tutta la base, hai capito? Poi dopo le rifiniture le facciamo. Tu dovevi finire prima qua, perché altrimenti adesso si asciuga e addio. E allora adesso fai. No, ma ci voglio fare un po' di marrone. Ma il marrone dopo lo dovevi fare. E allora mettiamo tutti. Mettiamo tutti qua. Sì. Ormai fai pure qua, ti trovi. Però qua è poco, è poco. Qua invece è più marrone. Vedi, qua è più scuro, vedi? Potremmo iniziare, no? Aspetta, aspetta. Anna, aspetta. No, no, io sto finendo. Mano sicura, qua. Signora Spennella. Io sto finendo qua. Perché sta facendo troppo scuro. Allora, traccia tutto l'orizzonte con l'arancio. Pure tu la stessa cosa. Questo è il tuo? Mi un po' questo arancio perché lo vedo. Allora, mi fate l'arancio qua, lateralmente, e un po' concillo. In mezzo me lo lasciate chiaro, bianco. Me lo lasciate in questo modo. Capito, pupetta? Traccia tutto l'orizzonte. Poi lateralmente lo stesso arancio, qua in mezzo me lo lascio. Tu l'hai fatto l'altra volta. L'ho fatto sulla carta, mi ricordi. Infatti. Allora, Maria, ma che dobbiamo fare qua? Dobbiamo mischiare. Qui, allora devi mettere l'arancio, tu ce l'hai. Arancio questo. Anche se c'è un vedere. Dov'è il tavolo? Visto che il stavo qua. Se gli hanno dato qua. Ma io non ho usato questo. Io lo ho bisogno della messa al mercolino. E ci vedi? No, mettiamo i tavoli tutti quanti qua. Ecco. Sto impegnata là, non ci venga a mettere sti cose lì. Poi bambi! Bella! Vogliamo andare a servizio! Vai tu! Vai tu! E un giallo non ce n'è! Ecco, io per questo ho detto, procuratevi
Che vuoi? Qualche cosa, procuratevi la Roma. Ok, non è nuovo. Io mi chiamo Anna, sono qui da 4 mesi, non ho mai dipinto in vita mia, no, sapevo soltanto fare il chiaroscuro del magari a scuola, nei vecchi tempi a scuola, delle chiese, oppure dei cunicoli, campane, campanelle, tutte queste cose qua. Non ho mai dipinto, devo dire la verità, per me è stata una rivelazione sapermi, vedermi pittrice anche in erba, però fare una mostra al comune, una collettiva diciamo assieme a tutte quante le altre socie qui della Villa della Maria Pignatelli, devo essere, sono soddisfatta, pure io abbino la pittura alla poesia. Ho visto che anche in inglese se la cava benissimo. Ho scritto parecchio, secondo il giudizio degli altri sono anche brava come speaker. Tutto qua, tutto questo, queste cose belle che sto facendo e questa estensificazione proprio del mio io si sta manifestando attraverso la pittura. Quindi questa esperienza la consiglio anche... Esperienza positivissima e mi rilassa, devo dire la verità, mi rilassa tanto. L'insegnante è brava? Riesce a comunicarvi? Sì, molto brava. Vabbè. Io sono Mirna Bosco e per me la pittura mi sono affezionata da un paio d'anni perché... Ha iniziato qui? L'esordio è stato qui o da qualche altra parte? Qui a Villa Maria, quindi poi ho associato la poesia e pensavo che la pittura va associata alla poesia in un certo senso e per me è vitale insomma. Mm-hmm. E ha fatto anche qualche altro quadro o questo è il primo? No, ho fatto diversi quadri, mi sono emancipata in diverse stilizzazioni di quadri e veramente sono soddisfatta perché sono quadri che restano a me, non è che li devo vendere. Ha iniziato proprio qui, cioè le prime tecniche? Sì, proprio qui, le prime tecniche qui. Però prima, adesso mi sono affezionata di più facendo le poesie, ho accoppiato poesia e pittura. Che mi ispira di più. Okay. Io volevo dire questo, che sono fiero di questa azienda che ci dà tanto e anche tante soddisfazioni. Pertanto spero che dura molto, molto nel tempo, perché decidono che vogliono levarla da mezzo. Per me va bene così e spero che sia più a lungo possibile. Lei che corsi fa? O assiste solo le ragazze che stanno qua dentro? Io faccio ginnastica, anche qualche volta anche pittura. Ginnastica, ballo, il computer non lo faccio perché insomma c'è una certa età, allora non lo faccio. Va bene. Ginnastica dolce, ballo di gruppo, tutto questi altri.